Benvenuti ragazzi, io sono Algisius e oggi siamo praticamente alla fine di Mega Man Star Force 2 Zerg Ninja, se non alla fine, perché non ho ancora montato l'ultimo episodio e non so quanto mi uscirà a lungo, se lo dividerò in due parti o cose di questo tipo. Comunque, volevo chiedere a questo punto a voi cosa preferivate fare. Volevate vedere la parte bonus di Star Force 2? Perché ormai dovreste aver capito, ogni Star Force ha una parte bonus. Spetta a voi decidere se io debba farlo oppure no e con che criteri farla. Nel senso, volete vedermi raccogliere tutte le carte standard e le carte mega oppure possiamo saltare quella parte e passare direttamente ai boss? Perché i boss sicuramente saranno molto divertenti. Ma mi ricordo che mi avevate chiesto di raccogliere le carte mega assieme. Quindi ho detto, va bene, potremmo pensarci. Bisogna capire se poi però voi non vi annoiate mentre io lo faccio. Fatemi sapere cosa avete intenzione quindi di fare, sì. Far finire qui, Mega Man Star Force, oppure continuare con la parte bonus e in che modo farlo. Noi ci vediamo alla fine del video, quindi, bella ragazzi. Oh. Non so se si può definire così il suo verso. Però, passateci sopra. No! Lemu! Lui è un dio! Ce l'ho fatta! Un'altra scelta! Cosa vuoi fare? Lemu, ti chiedo di usare le tue ultime energie per far precipitare Mu! Non puoi farlo! Nel frattempo. Sì? Come va la battaglia tra voi due? Mi sono stufato di lottare contro di te. Facciamola finita. Io ti sconfiggerò. Eh? Grande Vega. Eh? La nostra battaglia dovrà aspettare. Cosa? Che succede lì fuori? Immenso Lemu, sei pronto? Cosa? No! Cosa stai facendo? Quando Mu precipiterà al suolo terrestre, userò le energie rimaste per farlo esplodere. Ora questo continente non è altro che una gigantesca bomba. Cosa pensi di ottenere in questo modo? Se non posso raggiungere il mio obiettivo, mi accontenterò di spazzare via tutti gli sciocchi terrestri, a costo di rimetterci la vita. Non mollare, ragazzo! Si dice sul serio, quel grosso trabiccolo è la fonte di energia che muove tutto. Dobbiamo distruggerlo prima di schiantarci. È l'unico modo per impedire la catastrofe. D'accordo. Lo distruggerò! Non puoi ostacolare la grande riga. Wow! Ma l'ho appena sconfitto! Dio, dovresti avere almeno un po' di paura! Ah. Scusate il ritardo, mia signora. Ah! Hollow! Giusto in tempo. Elimina il mostruoso. Ah! Accidenti! Non abbiamo tempo per occuparci di lui! Ah! È una persona? Non credo! È un'onda M! Quel tipo è un'onda materia! Ah, l'hai scoperto! Ti confiderò un piccolo segreto, Hollow. Lui è la prima onda materia mai creata. La prima? Un momento, allora Zack aveva ragione. Tu hai inventato la prima onda materia. Ma era una persona? Sì. E quella persona era la cosa importantissima che mi era stata tolta. Tutto è iniziato nel momento in cui ho perso lui. Avevo un amico di infanzia. Si chiamava Altair. Fin da bambino Altair aveva dimostrato delle doti eccezionali. Tutti lo consideravano un genio. Io volevo essere come lui. Lo amavo. E lui amava me. Insieme eravamo molto felici finché ha lasciato per sempre questo mondo. E solo perché degli sciocchi l'avevano costretto a combattere. Il mio cuore era colmo di una tristezza infinita. Ma poi ho capito che forse c'era un modo per riportarlo indietro. E portarlo indietro.
utilizzando dei metodi non naturali, ovviamente. Ecco perché ho deciso di dedicare la mia scienza, la mia vita alla scienza. E dopo alcuni anni ci sono riuscita. Ho usato un'onda M per riprodurre Altair. Poi un altro scienziato usò le mie ricerche. E così nacquero le moderne onde materia. Ho capito. Hai creato un'onda materia per riportare in vita le persone. Sì. Ma tutto ciò si è rivelato un fallimento. Come mai? Lui è una perfetta copia fisica di Altair. Ma non possiede tutti i ricordi dell'originale. Ho solo creato un fedele servitore. Un'onda materia che obbedisce solo a me. Volevo rinunciarci. Avevo capito che non poteva funzionare, ma... è un fallimento. Dentro di me lo sapevo, ma non riuscivo a non pensare a lui. Sapevo che era solo un'onda materia, ma era identico ad Altair. Pensavo che un giorno avrebbe ottenuto i suoi ricordi perduti. Pensavo che mi avrebbe parlato come Altair. E così ho continuato a sperare, a sognare. Ho aspettato a lungo, ma quel sogno non si è mai realizzato. Altair mi aveva lasciata per sempre, ed è stato allora che ho capito. Nel mio cuore non c'era più tristezza, ma un sentimento diverso. Era odio, odio per coloro che avevano portato via Altair, odio per questo mondo. Il mondo che mi aveva sottratto la felicità, l'avrei fatto pagare a tutti, avrei cambiato il mondo per sempre. Poi sono venuto a sapere di Mu. Era la mia occasione per cambiare il mondo. E per riuscirci mi serviva una persona di fiducia. Volevo un confidente e la persona ideale per questo ruolo era l'onda materia di Altair. Altair doveva vedermi mentre sfogavo la mia rabbia per averlo perso. E volevo essere al suo fianco qualunque cosa accadesse. Quindi ho modificato l'onda materia di Altair per farla combattere. Gli ho trasferito tutte le mie conoscenze scientifiche. E il risultato finale è l'uomo che vedi davanti a te. Se non ci fossero stati gli sciocchi al potere, Altair non sarebbe mai morto in guerra. Se diventassi una divinità, potrei riportarlo in vita. Ma non puoi. Basta così. Non mi aspetto che tu capisca i miei rimorsi e le mie frustrazioni. Hollow, finiscilo. Ah, non ho tempo da perdere. Quel cofre non è messo molto bene. Cosa sta succedendo? Lemu, che ti prende? Calmati. Se quel pezzo di ferraglia è messo male. No, quel pezzo di ferraglia è messo male. Qui è pericoloso, grande Vega. Andiamocene. Non potete più controllare Lemu. Lemu, fermati. Grande Vega. Oh. Sono stato sbalzato fin lì? Ehi, stai bene ragazzo? Penso di sì. Non posso credere di essere finito qua giù. Cos'è successo Lemu? Si è fermato? Beh, si sarà anche calmato, ma è ancora vivo. È un osso duro. Hollow! Quello, ho visto tutto. L'ho portata con il suo stesso corpo. Grande Vega. Ah! Va tutto bene, non parlare, Hollow. Le mie scuse. Cosa stai dicendo? Mi hai appena salvata. Le mie scuse. Io non ricordo. Non ricordo ancora nulla. Sei ancora preoccupato per quello? Non sono riuscito a far avverare il vostro sogno. Avrei almeno voluto potervi dire qualcosa che Altair sapeva, per potervi ringraziare per avermi portato in vita. Non devi ringraziarmi, Hollow. So che non sei Altair, ma averti al mio fianco mi ha resa felice. Anche con te sono stata contenta. Hollow. Se c'è davvero un essere superiore, che mi lasci fare un'ultima cosa per la mia signora. Voglio parlare come faceva Altair. No. Hollow, non lasciarmi. No! Non puoi, Hollow. Hollow,
hai sempre pensato a me cercando di rendermi felice. Io non lo sapevo. Ah! Scoprire che non potevi avere i ricordi di Alter mi aveva delusa. Ma io e te abbiamo lo stesso lavorato insieme su molte cose. E all'improvviso ho capito che eri la cosa più preziosa che avevo. Eri diventato parte di me. Ancora una volta ho perso qualcosa di prezioso. Perché? Ah! Ah! Non... Ma cosa? Non... L'ho sentito solo io? No, lo sento anch'io! Chi ha parlato? Non... Da dove viene questa voce? Non piangere, Vega! Sento questa voce nella mia testa! Chi sei? Non piangere, Vega Lita! Non può essere! Solo una persona mi chiamava così! No! Sono io, Vega Lita! Altair? Sei davvero tu? Sono stato chiamato qui da una preghiera. Una preghiera molto forte. Ha valicato le dimensioni. Fai sentire la tua voce a Vega Lita. E quella preghiera aveva la mia stessa voce. Che sia stato Hollow? Non volevo lasciarti, Vega Lita. Non volevo renderti triste. Non sai quanto ho desiderato sentire di nuovo la tua voce. Siamo in una specie di sogno? No, è un miracolo. Altair, torna da me, ti prego. Non posso, ma ti prometto che veglierò sempre su di te, sempre. Altair, voglio che mi prometti una cosa, Vega Lita. Non giocare più con le vite degli altri. Perché no? Lo sto facendo per te. Ricorda quello che un tempo condividevamo. Eravamo felici, ci amavamo. Non è così? Sì, ma... Tu mi avevi cambiato. Ora che non ci sei, ti capisco, credimi. Tutte quelle lacrime hanno offuscato la tua visione delle cose, ma ora è il momento di asciugarle. Adesso devo andare. Altair, non lasciarmi, portami con te. Non dovresti dire queste cose. La voce che mi ha chiamato qui, lui ha sacrificato la sua vita per salvare la tua. Hollow, tu devi vivere non solo per me, ma anche per lui. Altair, ho un ultimo favore da chiederti. Chiamami in quel modo. Vega Lita. Ti amo, ti amerò per sempre. Altair. Addio, Vega Lita. Abbi una vita lunga e serena. Altair! 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 Altair. Ho solo immaginato la sua voce. No. L'ho sentita anch'io. Non l'hai immaginata. Ecco cosa significa. Ecco cos'è un legame. Un legame. Sì. Tu hai dei legami, quello tra te e Altair, e quello con Hollow. Questi legami sono la tua vera forza, anche se loro due sono lontani da te. Il vostro legame va oltre il tempo e lo spazio. E questo è il fondamento della forza legame. Altair, Hollow. Ho perso, fai quello che vuoi. Stai qui, vattene, non mi interessa. Ma lasciami in pace. D'accordo, ma prima voglio dirti una cosa. Abbi una vita lunga e serena. Cosa? Sono parole di Altair. Un miracolo che gli ha permesso di dirtelo. Non vanificare quel miracolo. Accidenti! Quel colosso non molla! Ok! Ma cosa? C'è qualcosa che non va. Mu, sta iniziando a precipitare. Cosa? Sta ancora eseguendo il mio ordine. Tra pochi minuti, Mu si schianterà sulla Terra. E le Mu esploderà con tutto il continente. Cosa possiamo fare? Dobbiamo distruggere le Mu prima che lui distrugga la Terra. Solo così possiamo salvare il mondo. Ho capito. Tu scappa via subito. Qui sarà molto pericoloso. E tu cosa farai? Resterò qui. Devo distruggere le Mu. Ma vattene, presto. E ricorda le parole di Altair. Io me la caverò. Va bene. Noi... Avremo molto da dirci quando tornerai indietro sano e salvo. Quindi promettimi che ce la farai. Promesso. Bene. Ora siamo solo io e te, ragazzo. E sappi che non intendo saltare in aria con questo sasso. Concordo pienamente. Stanno aspettando tutti il nostro ritorno. Quindi dobbiamo subito fermare le mani. Ok, niente Muriani, virus, cose strane, vero? E questo coso non era così lungo. Oh no, che era così lungo.
non fate doppi sensi sull'ultima frase. Qualunque cosa succeda, dobbiamo fermare le mucche. Ormai è allo stremo, possiamo distruggerlo. Sì! Ah! Cilenca? Di nuovo! Non va giù! Non funziona! Ecco perché lo chiamavano il dio delle onde M. Quel tipo non sa proprio quando smettere. Oh! Oh, me... ma... eh? Ga... questa voce... ehi, Geo! Ehi, potresti svegliarmi anche in modo più tranquillo. Sono svenuto. Come facciamo a fermare quel rottame, ragazzo? Non lo so, ma non possiamo arrenderci. Oh, sono senza forze. Eh? Devo essere impazzito. Continuo a sentire una voce nella testa. Temo che questa sia la fine per me. Mega! Ehi, la sento anch'io! Ragazzo, il navigatore! Eh? Mega Man! Che sia... ciao da Press! Mega Man! Press? Mega Man, riesci a sentirmi? Ci sei? Abbiamo sentito la tua voce e il tuo coraggio. E questo grazie al tuo navigatore. Tutto il mondo ti ha ascoltato. Ho chiamato un operatore della TV. Signore e signori, ecco a voi Mega Man. Mega Man è... cioè, vuoi sapere la mia identità? Non te la dirò giammai. Ci stanno guardando anche Ayla, che la tecnologia non sapevano cosa fosse. Ormai nessuno ha più paura. Nessuno pensa solo a salvarsi la pelle. Hai dato a tutti una lezione di coraggio, perché hai rischiato la tua vita per il loro bene. Siamo tutti qui ad aspettarti. Devi tornare. Tutto il mondo aspetta il tuo ritorno. Ragazzi, voi ci siete sempre. Siete sempre pronti a incoraggiarmi. Non mi abbandonate mai. Ah! Ah! Voi siete la cosa più importante della... siete la cosa più importante della mia vita. Ecco perché. Ecco perché vi proteggerò tutti. Potete contarci. Ah! Ho vinto? Davvero? Ho sconfitto le Mu? Sapete, è successo più o meno la stessa cosa con Andromeda, eh? L'ho vaporizzato! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta, ragazzi, ho capito! Hai vinto! Sì, ma ho esaurito tutto il mio potere. Ora dobbiamo andare! Ma come... sembra che questo posto stia cadendo a pezzi. Non ha più una fonte di energia. Devi portarci subito fuori da qui, ragazzo. Lo so, ma... Geo? Non ce la faccio. Sono troppo debole. Forza, ragazzo! Non voglio morire con questa roccia. Ti stanno aspettando tutti, ricordi? Ragazzo, Geo! Credo che sto per... svenire. Perdonatemi, tutti quanti. Non riuscirò a tornare indietro. Non ho saputo mantenere la mia promessa. Mi dispiace tanto. Papà, volevo diventare come te. Ho combattuto meglio che ho potuto. Come avresti fatto tu. Vero, papà? Deve esserci un problema. Continuo a chiamarlo, ma non mi risponde. Non risponde al suo navigatore. Mega Man, ci sei? Ah, guardate, è il continente di Mu! Si sta distruggendo! Geo è ancora lassù! Mega Man! Mega Man! E quindi?
lo eviterei. Mucca nel proprio pezzi? Cos'è quella cosa? What? C'era uno scintillio. È davvero? Edizione straordinaria! Abbiamo un annuncio molto importante. Il continente fluttuante di Mu è esploso in mille pezzi. Ma chi ha ripristinato la pace per il popolo della Terra? Mega Man, è stato Mega Man a salvarci. Ha rischiato la vita per il bene della Terra. Il mondo è indebito con te, eroe in blu. Ma sono vivo o no? Il manfo era quello che scintillava, porca miseria. Sono morto. Allora, intanto che ci godiamo i più che meritati sottotitoli, no, non sono sottotitoli, titoli di coda, ecco, perfetto, non mi veniva, che si merita secondo me la Capcom, quindi ve li faccio vedere ragazzi, perché come vale per il 3 e vale per il primo Mega Man, sono più che meritati, vorrei dire, davvero ragazzi, più che meritati. Vorrei ritornare... non so se avrò diviso l'episodio in due, probabilmente sì, perché dura, cioè per adesso per me sono 47 minuti. Comunque volevo ritornare sul discorso di prima. Gli sciocchi al potere. Allora, io non voglio assolutamente fare di questo canale un canale di politica della serie. Ad alcuni può non star bene chi c'è al potere. Ovviamente... prendiamo per esempio l'Italia, ok, l'Italia è una repubblica democratica, ok, e al potere c'è quindi il, tra virgolette, il popolo in maniera indiretta, perché noi eleggiamo i nostri ministri e cose di questo tipo, ok, non voglio entrare nel dettaglio di politica, ripeto, comunque il governo è del popolo in pratica, no? Ovviamente chi c'è a capo di un governo, come sempre, sono delle persone, e queste persone, con tutta la buona volontà che hanno, non possono accontentare il volere di tutti. È sempre così, ragazzi. Non possiamo mai, e dico mai, fare un contenti tutti in un modo. Ovviamente faremo un torto a qualcuno. È ovvio. È come se... Vi faccio un esempio molto semplice. Io prendessi una macchinetta, tipo quella che avete a scuola anche voi, ok? Oppure voi andate in un bar e per 5 anni prendete un panino, ok? Però da un momento in poi questo tipo di panino non lo vendono più, perché hanno messo una nuova linea di, che ne so, patatine. A voi non starà bene questa cosa qua, ma magari a 100 altre persone va bene, faceva schifo quel panino, ok? Quindi si tenta sempre di accontentare la maggioranza, ovviamente cercando di fare il meno male possibile. Questa cosa succede sempre. Se possiamo dirlo così, politicamente quest'anno è stato veramente orribile. Insomma... l'Inghilterra che se ne va dall'Europa, Trump che viene eletto presidente degli Stati Uniti, se vogliamo anche dire, ok, non ripeto, non voglio fare politica, ok, prendete molto bene queste informazioni. Renzi che perde al referendum, per esempio. A me al referendum, io non ho ancora 18 anni, ok, però io avrei votato sì per quella riforma lì, perché era un punto da cui cominciare. Quella riforma non era perfetta, assolutamente no, ma era un punto da cui ricominciare, da cui cominciare, non ricominciare, scusate. E sono convintissimo che tutti quelli che hanno votato no l'hanno fatto, o la maggior parte di questi l'ha fatto, consapevole del fatto che Renzi sarebbe dimesso, ok? Io ripeto, questa cosa qua non voglio farla diventare una questione politica, ma ricollegandoci al discorso di prima, veramente una sola persona a capo di tutto farebbe la differenza? Davvero non ne ho la minima idea, ma io sono sempre stato un po' utopistico e penso che il mondo sarebbe veramente un posto migliore se non ci fossero, vabbè, guerre mi sembra il minimo, ma se non avessimo una valuta, se tutti producessero il necessario e in più lo darebbero via agli altri, ok? In questo modo tutti avrebbero tutto,
Ok, questo ragionamento è un po' alla Rousseau, se sapete chi è. È un po' utopistico, è tutto quello che volete, ma io ci ho sempre creduto, perché secondo me, per come sta il mondo adesso, servono davvero troppe coincidenze di capi di governo eletti nello stesso periodo di tempo per far cambiare le cose. Io ci credo veramente a un mondo che è unito, che parla una sola lingua, che non ha una valuta perché non è necessario, che ha delle leggi ma minimali perché ognuno sa quello che deve fare. È molto da Rousseau, se volete questa cosa, questo punto di vista. So che molti di voi Rousseau non sanno neanche chi è un illuminista francese che viene anche scritto da molto dei suoi colleghi, tra virgolette, coetanei, illuministi, perché ha delle idee troppo tendenti all'utopia. Ma io sotto un certo punto di vista ci credo, e vorrei tanto che la gente cominciasse a crederci. È il primo passo per cambiare. Ritornando alla grandissima domanda, una persona al mondo potrebbe fare la differenza? E qua vorrei che rifletteste. Una persona, no. Ma un qualcosa. E quindi sto parlando di una macchina. Che sappia dispensare giustizia in egual modo a tutti, probabilmente sì. Una persona, per quanto buona sia, non ci riuscirebbe mai. E con macchina non intendo macchina tipo computer, ok? Intendo una macchina con un'intelligenza artificiale. È un ragionamento complicatissimo, ma penso che sia una delle soluzioni possibili. Ovviamente, in quello che io credo tantissimo è che questi obiettivi li potremmo raggiungere tranquillamente anche tutti insieme. Ma come ho già detto, serve una coincidenza di fattori incredibile. E il mondo deve cambiare sotto davvero diversi aspetti. Davvero troppi aspetti, se vogliamo metterla così. Ma vi sono dilungato fin troppo. Sono vivo, quindi? È tutto buio, non vedo niente. Sono morto? Geo, mi senti? Papà, sei tu? Hai fatto un ottimo lavoro, figliolo. Tuo padre è molto orgoglioso. Papà, ho fatto il possibile. Volevo diventare come te, papà. Lo so, Geo, ma devi fare ancora una cosa. Mantenere la tua promessa. So che hai delle persone a cui tieni molto, e so che anche loro tengono molto a te. Se non torni indietro, tutti loro saranno molto tristi. Se vuoi loro così tanto bene, torna indietro e rendili tutti felici. Lo farai. Sì, ok. Ora alzati, non farli aspettare ancora. Buona fortuna, Gio. Sarò sempre con te. Papà! Cosa ci fa solo? Eh? Eh? E non solo nel senso da solo, ma solo con solo, intendo. What? Dove sono? Eh? Pensavo di essere su. Ero su Mu, poi cosa è successo? Svegliati, sei patetico. Solo? Eh? Tu? Mi hai salvato tu? Non proprio. Il tuo corpo privo di sensi stava bloccando la mia via di fuga. Quindi ti ho preso e ti ho portato qui. Questa è una bella scusa, e lo sai benissimo anche tu. Capisco. Solo, la tua casa è... Credi che mi dispiace di averla persa. Ti sembro così debole. Mu è svanito per sempre, ma non mi interessa. Solo. Aspetta, sei ferito, dovremmo cercare aiuto. Non importa, non avremmo mai dovuto incontrarci. Siamo incompatibili. Questa è la tua casa. E stare qui mi fa venire vonta stomaco. Me ne vado. Ok, mister Simpatia. Ma se vuoi c'è della torta anche per te. Questa è la mia casa. Geo! Oh, ragazzi, mi avete aspettato, veramente? Ragazzi! Geo, sei ferito, stai bene? Press, scusate il ritardo, sto bene. Che sollievo, sono così contenta. La Press temeva che non tornassi e non la smetteva di piangere. Guarda, ancora gli occhi gonfi. Sì, e tu piangevi come un bambino in fasce. Beh, a un certo punto pensavo anch'io che non sarei più tornato. Oh, mi viene di nuovo da piangere.
Sei stato un mito, Gio. Ti pagherò tutti gli stufati che riuscirai a mangiare. No, anzi, qualcosa di meglio. Dei filetti mignon. Così tanti da farti scoppiare. Gio, grazie per averci salvato. Grazie per aver salvato il mondo. Sei un vero eroe. Meno male che sei tornato da noi. Ho ancora una cosa da dirti, Gio. Eh? Cosa? Bentornato a casa! Bentornato, Gio. Bentornato! È bello riaverti tra noi, Gio. Guardali, sono davvero brutti quando piangono. Ragazzi, ho passato momenti davvero difficili, ma quando ripensavo a tutti voi, io sentivo che dovevo farmi coraggio per tutti voi. Mi avete dato la forza che mi serviva. Geo, grazie amici miei. Press, Bud, Zack, Sonia, grazie a tutti, voi siete la mia forza, siete tutto per me. Grazie ragazzi. Oh, dimenticavo, è bello essere a casa. E più lenti di così non potevano comparire. Ok ragazzi, ma per questo video è tutto. È durato parecchio, 57 minuti. Ok, intanto mi chiedono se vogliono salvare i dati. Decisamente sì, salviamo i dati di gioco. Ok, perfetto. E quindi Capcom. E quindi ragazzi, per la storia principale di Mega Man Star Fox 2, Zerg X Ninja è tutto. Come vedete abbiamo ottenuto la stella, eccola qui, stiamo per l'ora in blu per aver salvato il mondo da me. Ma, come sempre, in tutte le storie di Mega Man Star Force e anche in Battle Network, penso, una volta che finiamo la storia principale, ci si sblocca la storia secondaria, che è rappresentata da questa mail in particolare. Ok, ragazzi, a questo punto ditemi voi, vogliamo fare la storia secondaria, vogliamo fermarci qui e concludere definitivamente la serie di Mega Man, perché... 2 anni è durata, 2 anni. È una posta dove vado negli oggetti, non è una carta battaglia, è la posta. Un regalo. Ho un regalo speciale per te. Dovrei recarti al covo di Vega. Il tuo regalo è lì. Il covo di Vega è mobile e per questo è quasi impossibile da trovare. Ma solo per questa volta ti dirò dove si trova. Nel cuore del labirinto delle Bermuda. Visto che ho fatto tutta questa fatica per dirti dove si trova, assicurati di andare a prendere il tuo regalo. Ragazzi, la risata mi ricorda qualcosa, ma io non spoilerò niente. Ditemi voi, volete la parte secondaria di Mega Man oppure no? Comunque per questo episodio è tutto, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video o nella parte bonus di Mega Man Star Force 2. Quindi, bella ragazzi!